Natale a Napoli 2019. Voglio tornare. La città di chi parte, di chi torna e di chi ha voglia di restare. Dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. In particolare proprio sul tema di Natale abbiamo fatto un video che in realtà era nato come uno scherzo, cioè ragazzi che chiamavano a casa per dire nonna, mamma, quest'anno non scendo a Natale. Ecco, quello è uno scherzo, però purtroppo a volte capita ancora. Abbiamo dovuto tagliare metà del video perché erano tutte parolacce e offese. Gente che diceva ok, non ti voglio più a casa mia, che ho sbagliato tutto, ho rovinato, cioè una famiglia. Comunque è stato veramente lì, veramente è stata una reazione. Sì, poi insomma nel nostro immaginario, parlando di tradizioni, di radici e di fuori sede, i nostri genitori, se vai fuori di casa dopo 3 giorni sei fuori sede, dopo 4 sei già un migrante, quindi in qualche modo anche noi ci sentiamo vicini a questa cosa. Poi come dice il saggio, il più bel viaggio è quello di ritorno. Mamma, facciamo un applauso. Quindi noi siamo rimasti comunque per fortuna, ma viaggiamo per scelta degli altri. Più di 2 milioni di persone hanno lasciato il Mezzogiorno negli ultimi 20 anni. L'invito di questo Natale è a rincontrarsi a Napoli insieme con la grande folla di turisti per riscoprirne la bellezza e l'atmosfera unica di questo periodo di feste. Il progetto durerà fino al 6 gennaio, coinvolgendo anche l'Accademia di Belle Arti. In programma troviamo 2 notti bianche l'8 e il 14 dicembre, rassegne alla sanità e nei teatri, mostre in tutti i musei cittadini, visite guidate e una grande quantità di eventi organizzati in ogni quartiere, consultabili sul sito del Comune. Per la musica, la formidabile esperienza della scuola napoletana con il Festival Internazionale del Settecento Musicale Napoletano, diretto dal maestro Enzo Amato, e Sacro Sud Anime Salve 2.0, per la direzione artistica di Enzo Avitabile. Un inno alla vita che nasce comunque e ovunque. Un omaggio a Fabrizio De André, un omaggio ai suoni del Sud, un omaggio ai suoni del mondo. Ci sarà musica dall'Africa, musica araba, ci saranno i gospel, ci saranno gli artisti italiani, Giovanni Nindo Ferretti, Giovanna Marino, la grande musica scritta, Udo Ughi, insomma ci sarà di tutto. Il primo Natale dedicato non solo ai napoletani residenti, ai napoletani che vivono qui e ai turisti, insomma, che nelle vacanze di Natale affolleranno le nostre strade, le nostre piazze, ma il primo Natale dedicato ai tanti napoletani che torneranno a casa. Ci saranno tantissimi eventi, abbiamo costruito quest'anno un programma partecipato, abbiamo aperto una call sul sito del Comune qualche settimana fa, sono già pervenute tantissime iniziative che devo dire percorrono la città da nord a sud, da est a ovest, iniziative nei teatri di periferia, tantissime in centro. Sarà possibile accedere sul sito del Comune a un programma organizzato giorno per giorno per vedere cosa propone la città dal 6 dicembre al 6 gennaio.